ragazze, ciao ragazzi. Allora, video dalla posizione, anche dalla posizione un po' diverso dal solito. Oggi vi voglio parlare di due problemi che in questo periodo sono molto importanti, sono molto all'ordine del giorno, non per noi, ma per i nostri amici a quattro zampe. Il primo problema di cui voglio parlare sono le esche per topi, che sono di cui sono ghiotti anche i nostri amici a quattro zampe, in particolar modo i cani. Allora, ora vi racconto la storia che abbiamo vissuto per un mese con la mia Maggie. Più o meno un mese fa, di mattina, ci siamo accorti che, visibilmente, il cane Maggie sputava sangue dalla bocca. Abbiamo chiamato la veterinaria e ci ha detto che aveva mangiato dell'esca per topi, che provoca emorragie interne e porta, in più delle volte, il 99,9% alla morte del cane, perché il più delle volte l'emorragia interna è in un punto in cui il sangue non può essere espulso e quindi il padrone non se ne accorge. Maggie fortunatamente l'ha avuta ai polmoni, quindi aveva la fuoriuscita di sangue dalla bocca e noi ce ne siamo accorti e siamo corsi ai ripari con tante trasfusioni e la veterinaria le ha fatto un ciclo molto intensivo il primo giorno di vitamina K, che serve appunto per disintossicare il cane dalla malattia, dal veleno. Il primo giorno sembrava che andasse tutto bene, che sopportasse ovviamente la cura, che riusciva a reagire a questo male che le era capitato, quindi l'avvelenamento. E il secondo giorno invece ha avuto una caduta bruttissima. La sera del secondo giorno, era un giovedì, non me lo potrò mai dimenticare, io non ero neanche presente a casa. La sera Maggie ha avuto un'insufficienza respiratoria, quindi i miei genitori hanno dovuto portare di corsa alla clinica veterinaria. Era praticamente in coma, l'hanno salvata per il rotto della cuffia. Ha passato tranquillamente la nottata in clinica, non ha avuto altri problemi. Il giorno dopo, quindi il terzo giorno dal quale ci siamo accorti che il cane era stato avvelenato, diciamo che Maggie se l'è passata liscia, diciamo così. Questo tipo di veleno è molto pericoloso, come stavo dicendo prima, perché in più delle volte le emorragie non vengono, l'emorragia interna non ci se ne rende conto che il cane ha un'emorragia interna. E i primi tre giorni sono i più pericolosi, perché non sempre il cane reagisce bene alla cura, o comunque viene preso in ritardo e quindi rischia la morte. Fortunatamente Maggie, ce ne siamo accorti in tempo, ha reagito bene alla cura, ha passato i primi tre giorni e quindi si è salvata. Sto parlando un pochettino una schifezza, mi sto esprimendo malissimo, ma capitemi, l'emozione è forte. Sapere che il tuo cane rischia la vita se non riesce a passare le tre nottate, probabilmente il quarto giorno non ti verrà più a svegliare, non sarà più là con te, fa male. Fortunatamente, come stavo dicendo, Maggie ha superato le tre nottate e ha continuato il ciclo delle medicine fino ad oggi, quindi ha per tutto il mese. Stamattina siamo ritornati dalla veterinaria, abbiamo fatto le analisi del sangue, Maggie è completamente pulita. In più, in questo periodo ha anche preso altre medicine per il fegato, perché ovviamente il sangue, dovendosi depurare, che succede? Che il fegato è sotto pressione, quindi per aiutarla a reagire bene alla cura le è stato dato anche un aiuto in più al povero fegato. Scusate, veramente sono emozionata.
questo momento, perché veramente l'abbiamo vissuta malissimo. Ovviamente il cane di casa, immagino che tutte voi che avete un cane, un gatto, un animalino domestico, anche un uccellino, un topolino, ne siete affezionate, il vostro è una parte di voi, è una parte della famiglia. È impensabile che per un errore umano il vostro animale non possa più stare con voi, perché fondamentalmente è stato un errore umano. Ho chiesto al mio comune e la deratizzazione non viene effettuata se non nel periodo estivo, perché è in quel periodo che i ratti escono e provocano fastidio alla città. E poi, secondo punto, se una deratizzazione viene fatta da chi di competenza, sicuro non la sparge così per strada, ma sa dove metterla. Per quanto ne abbiamo capito, questa deratizzazione privata è stata fatta un pochettino alla cava di cavolo, per non usare altri termini poco graditi, e quindi lanciato il veleno così per strada, e non credo che sia concepibile una società civile una cosa del genere, considerando anche il fatto che questo tipo di veleno è acquistabile tranquillamente in farmacia anche senza prescrizione di un veterinario, dell'ASL veterinaria, di niente. Chi vuole va in farmacia, acquista il veleno e fa la semina, in poche parole. Comunque fortunatamente Maggie sta bene. Abbiamo saputo che nella nostra zona altri due cani di nostra conoscenza non ce l'hanno fatta. Qualcun altro si era avvelenato ma è sopravvissuto, quindi hanno fatto veramente una strage in questo mese. Hanno distrutto famiglie, ma quasi, dai. Chi ha animali a casa mi capirà. Sono, per me Maggie è la mia sorellina piccola, cioè. Scusate. Riguardo a questo argomento, un'ultima considerazione che voglio fare e spiegarvi un po' quello che io ho vissuto prima, quello che ho visto sul mio cane prima che scoprissimo la fuoriuscita di questo sangue. Come mi sono anche informata, uno dei primi sintomi si nota, il cane è molto molto abbattuto, cioè un cane che non se un cane giocherellone non vuole più giocare, se per esempio è abituato a fare lunghe passeggiate le abbrevia sempre di più, perché ovviamente il suo corpo non ce la fa, perché questo tipo di veleno va a non far coagulare il sangue, quindi è all'interno, è come se esplodessero le vene, per esempio, cioè, veramente è un veleno fortissimo che abbatte il cane. Quindi se vedete, se il vostro cane è un cane abituato a muoversi, giocare, ad essere comunque un cane allegro e socievole, se notate che si abbatte, è abbattuto, non vuole fare più le cose che più gli piacciono, per esempio la mia adorava abbaiare alla campana, ora lo rifà, comunque alla campana del mezzogiorno si faceva certe abbaiate, certe ululate che era la fine del mondo. Durante i primi giorni, cioè i giorni precedenti alla fuoriuscita del sangue, non lo faceva. Noi non ce ne siamo accorti di questo cambio d'umore perché poche settimane prima aveva avuto l'operazione all'utero e quindi comunque era ancora convalescente, quindi non ce ne siamo accorti del cambiamento. Però state attenti, se il vostro cane è un cane che è abituato a sentire gli odori, andare annusando per strada e a smangiucchiarsi le cose che trova per strada, state molto attenti. Io per evitare che le ricapiti questa bruttissima cosa, le ho comprato la museruola. Ora noi la scendiamo solo con la museruola. È terrificante vederla con quel coso vicino al musino, perché poi sembra che la mia veterinaria la chiama Hannibal the Cannibal, perché veramente sembra aggressiva quando poi non lo è. Ma
una cosa proprio brutta. In più questo tipo di veleno bastardissimo ha l'odore di cioccolato, quindi comunque attrae il cane e ha la forma di piccole crocchette. E... scusate. E fa vedere i suoi effetti non al primo momento dall'assunzione, ma 4-5 giorni dopo che il cane l'ha mangiato, perché ha rilascio lento e graduale. È una grande bastardata. Comunque da oggi, da quando Maggie è sopravvissuta a questa ennesima cosa, scende con la musicola. Abbiamo comprato la musicola e ora, finché non sappiamo che la zona verrà riabilitata all'uso canino, noi non la porteremo giù senza museruola. Il secondo argomento che vogliamo affrontare in questo video è un argomento principe in questo periodo: l'abbandono dei cani o comunque degli animali domestici. Vi prego, anzi, fai le mustille? Vi preghiamo! Non abbandonate i vostri amici a quattro zampe, loro vi danno la vita, vi riempiono la giornata di amore, gioia, come prima. È solo chi ha un cane, un gatto, un animale domestico sa di cosa sto parlando. Riempiono le tue giornate, ti danno amore incondizionato, senza chiederti nulla in cambio. Non riesco a parlare. Quindi mi raccomando, se dovete andare in vacanza, ci sono tante strutture che accolgono anche gli animali, non abbandonateli. Se proprio non potete portarli con voi, cercate qualcuno che se ne occupi, perché loro veramente vi danno amore tutto l'anno, perché per andare in vacanza dobbiamo distruggergli la vita. Loro soffrono se vengono allontanati da casa, che sono abituati a stare con noi, al nostro ambiente, sono abituati alle loro cose, amano i padroni all'ennesima potenza. Ma non ci fa, non ci fa, non ci fa, non ci fa. Vero amore che non ci fa, non ci fa. Diglielo anche voi, anche tu. Diglielo anche tu, Maggie. Non abbandonate gli amici a quattro zampe, va bene? Va bene? Ok. Mi raccomando. Ok. Dopo questo appello anche da parte di Maggie, vi mandiamo un grosso bacione. Manda baci, manda baci, manda baci, manda baci. Te lo do io a te. Ok, si è scocciato. Ok, spero di non avervi annoiato troppo con questo video, un pochino diverso dal solito, ma ci tenevo veramente a fare questi due appelli al mondo di YouTube. Mi raccomando, se avete possibilità, condividete questo video. Io non lo chiedo mai, non chiedo mai di spolliciare i mi piace, di condividere, però questo è veramente importante. Vi prego, condividete, spolliciate, fatelo girare in poche parole. Io cercherò di impostarlo come video risposta a qualche grande personaggio di YouTube, così avrà un po' di visibilità. Vi prego, state attenti in questo periodo di deratizzazione dell'ambiente, state attenti che il vostro cane non mangi veleno che lo porta alla tomba. Non voglio essere così cruda, ma questa è la realtà dei fatti. E mi raccomando, non li abbandonate, perché loro ci amano. Ok? Ok, dopo questa minaccia vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!